come il sistema reputazionale, secondo voi, visto che abbiamo parlato di questo oggi, di reputazione, di quanto sia difficile lavorare con la reputazione pubblica, secondo voi lavora meglio un ristorante che sta su TripAdvisor oppure che manco c'è su TripAdvisor? TripAdvisor. E se tu entri col cappellino di TripAdvisor al ristorante, come ti trattano? Bene, ti mettono il tappeto rosso, sono obbligati. E se io metto il ristorante, la cucina in mezzo al ristorante, tutta a vetri? Certo. E se io faccio programma cinema dove i pazienti li faccio diventare degli attori, come li dobbiamo trattare? Ancora meglio. E se tutte le pareti della clinica le faccio di vetro? E se tutti i pazienti, in realtà non sono pazienti, ma noi li vediamo come dei micro reporter che con lo smartphone possono fare reportage e possono aprire tutti i cassetti e fare una foto e mandarla su WhatsApp alla stampa, Repubblica? Pubblicità gratis. Pubblicità. Il sistema reputazionale, c'è una cosa che succede e me ne ero reso conto quando vivevo a Roma, stavo a Via Palestro, vivevo, e lì c'è il migliore ostello di Roma, che a me ha sempre ispirato poi in questa clinica che ho fatto, si chiama Yellow Hostel. Anche da poco ci siamo riandati, abbiamo pernottato all'ostello proprio, no? Yellow Hostel, Roma. Con tutti loro siamo andati. Perché con Inga, Iana, Vasile, perché volevo fargli vivere l'esperienza di questo posto. E loro sono al primo posto come ostello per un motivo, perché non sono un ostello, sono prima di tutto experience. Noi ci ispiriamo a loro, ok? Chi va a Roma può andare a dormire in un letto, oppure può vivere una settimana indimenticabile. E loro organizzano, addirittura fanno non solo i corsi di cucina, fanno i corsi di taglio dei capelli, fanno feste sul tetto per i cena come faremo noi qui sopra, coinvolgono le persone che ci sono, tutti sanno fare qualcosa anche in questa stanza. Se io ora mettessi uno di voi qua a spiegarmi, ci potete fare una lezione su quello di cui vi occupate. Perché non dare il microfono anche a voi e passare una settimana tutti a imparare cose diverse? Che magari c'è chi è architetto, a me piacerebbe fare un paio di ore per esempio di architettura, non li ho mai fatti. Oppure c'è chi è artista, mi piacerebbe suonare la chitarra, non ho mai avuto il tempo. Vorrei imparare a leggere uno spartito. Okay? Condivisione, sharing, loro fanno sharing di quelle che sono le persone che ci vanno lì, è quello che possono dare agli altri, si crea un gruppo, il gruppo è cameratismo e come vi dicevo prima l'experience è fare un percorso insieme con tante persone che hanno lo stesso problema, si aiutano a vicenda e magari non hanno paura stasera di andare tutti a cena in un quartiere sconosciuto, perché tanto sono in 10, che ci può succedere? E loro hanno qua lo Yellow, tutto questo sistema, loro insegnano addirittura proprio come fare experience per il turismo. Di fronte c'era un ristorante, questo è lo Yellow come di sera, okay. Anni fa è qui che ho imparato io l'inglese. Okay. Io vivevo di fronte perché era il periodo che dovevo fare tutto questo progetto e mi serviva una città che fosse centrale dove raggiungevo tutta Europa, okay. Ma dovevo stare centrale ed era Roma, Ciampino, Fiumicino. A Roma più centrale cosa c'è? Termini. Che vicino Termini c'è Via Palestro. E allora avevo cercato anche, cioè avevo come obiettivo quello anche di socializzare, perché se non avessi socializzato mi sarei ammazzato. Mi ero appena lasciato con l'ex, ho detto ok, vado e devo farmi nuovi amici. Oggi c'ho un sacco di amici in giro per il mondo, conosciuti allo Yellow. Okay? Che mi ospitano, quando vado in giro li passo a salutare. Ce n'è uno addirittura che sta in California, che fa cosa? C'ha gli studios lui. In California, no, ero, guarda, io uscivo da lavoro
tre volte a settimana scendevo e mi obbligavo a parlare in inglese con turisti da tutto il mondo. Una birra, due birre, parlavo inglese. Ok. E l'ho imparata in 6 mesi. Boom. Poi la notte dormivo con la CNN accesa. Dopo 6 mesi io parlavo inglese, americano, australiano, parlavo, capivo tutte le inflessioni, capivo. E lì di fronte, quando poi andavo la sera a cena, vedevo sempre che c'erano due ristoranti, uno pieno e l'altro vuoto, sempre vuoto. Altro sempre pieno e l'altro sempre vuoto, l'altro sempre pieno. Guardavi, i menu erano identici, uguali, la stessa cosa. Perché uno c'aveva le recensioni. Punto. Nella era reputazionale succede questo, che c'hai una distribuzione, infatti se notate il mondo è iniziato a diventare più ricco e più povero quando è iniziato internet, perché con internet, col sistema appunto delle reputazioni, delle recensioni che guidano tutto il mercato, le recensioni, hanno iniziato a lavorare tantissimo in pochi, ok, chi aveva recensioni alte, qua tutti gli altri ristoranti. Qua ce n'era uno, affollatissimo, sistema delle recensioni. Dove che c'è più smercio, che la roba è più fresca, dove che c'hanno macchinari migliori, qua. Okay. Dove che diventa pericoloso ti prendi la salmonella, qua, perché non c'è afflusso, non c'è giro, non c'è potenza di investimento, non c'è ricambio, non c'è il supporto. Era reputazionale ha permesso a chi vuole eccellere di poter eccellere, perché su internet con un telefono, se tu eccelli e vuoi fare bene, si vede, vai subito, scali subito la montagna. Tutti gli altri, se accendi il telefono sulla sterilizzazione rotta, vai subito giù, fai il contrario. Quindi le recensioni ti obbligano a essere, si dice, non normale, non buono, non eccellente, straordinario. Devi essere, oggi non c'è più posto ed è il motivo della grande povertà che c'è nel mondo, per il fatto che c'è molta più offerta oggi. O sei straordinario o non lavori.